Bolzano e tutto l'Alto Adige sono il primo territorio italiano a proclamarsi zona rossa. Una decisione necessaria perché gli ospedali sono veramente vicini al collasso. Numeri così preoccupanti da spingere il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Compacer, ad un cambio di rotta, dato che a fine ottobre aveva adottato misure più leggere rispetto al primo DPCM che sanciva le chiusure serali. C'erano due motivi, da un lato ovviamente i numeri erano completamente diversi e poi non erano ancora previsti i ristori, no? Sono letteralmente esplosi i dati negli ultimi giorni, ormai un test su due è risultato positivo, abbiamo tante persone in terapia intensiva ma soprattutto anche tantissimi ospitalizzati. Beh, adesso bisogna capire se non è arrivato il momento di adottare addirittura misure ancora più restrittive per un brevissimo periodo, penso a 10 giorni, però questo andrebbe concordato con il governo, con il ministero. Insomma, si prospetta all'orizzonte un lockdown duro rispetto a quello attuale, con le scuole chiuse e così anche molti altri esercizi commerciali. Due settimane non sarebbe, diciamo, una cosa enorme, invece così ci danneggiano di più a lasciare aperti perché le spese sono fisse. Se veramente questo virus riusciamo a gestire con la mancanza di contatti, allora dobbiamo farlo forte e per tutti. A marzo nessuno sapeva nulla, l'Italia era il primo stato colpito, quindi posso capire dopo il Cina che magari quei dati, in Cina si sa come va, quello posso capire, ma questa seconda onda si poteva gestire 20 volte meglio. Preoccupa l'immediato ma soprattutto la prospettiva per il Natale per chi gestisce un hotel. Sì, assolutamente sì. Se le dico, la settimana scorsa avevamo una richiesta di prenotazione per il periodo di Natale. Con dolore sono stati cancellati anche i famosi mercatini di Natale. La gente intanto fatica a capire perché non si possa consumare il caffè da asporto seduti in una panchina, mentre in piazza Walter, la piazza del Duomo, si sta allestendo il grande albero di Natale per una stagione invernale tutta o in parte da salvare. Di nuovo in studio.